Si chiama Bella Davis, è una bellissima ragazza australiana che fa di lavoro l'influencer, è molto apprezzata e ben voluta, manda dei messaggi di body positivity, di accettazione del proprio corpo, su come accettarsi a livello fisico barra estetico. Pensate che un giorno però un suo ex fidanzato le ha detto proprio testuali parole: guarda che tu hai il seno cadente. Per tutta risposta la Bella Davis ha cercato di andare contro a questo commento, a questo giudizio, a questa frase che lei se l'avrebbe detto, ha detto proprio io faccio come voglio e ha deciso quindi di spogliarsi, far vedere il seno su Instagram. Infatti il seno si vede anche abbastanza bene, seppure in qualche piccola parte viene coperto, la parte dei capezzoli, però non ha avuto paura a esporsi e l'ha fatto pubblicamente, tranquillamente, serenamente. Ha mandato un messaggio anche al suo ex fidanzato in questo modo, un modo per fargli capire che in questo modo non ha paura di esporsi e soprattutto di farsi vedere e notare per come mamma l'ha fatta e quindi le foto sono, diciamo così, diventate virali sul web, va bene? Io vedo le foto, non mi sembra un seno cadente, mi sembra un bel seno grosso, bello grande e a me piace molto, sono sincero. Poi, se il seno è un po' cadente, a me non dispiace assolutamente, anzi sarò poi io, uomo, ragazzo, a tirarlo su utilizzando le mie docce e belle grandi mani, tutto qua. Questa è la mia opinione. Comunque, le foto hanno avuto un sacco di like, 23.000 in poco tempo, e questo è il segno evidente di una, chiamiamola, bellezza, di una attenzione, di un affetto che comunque i fan nutrono nei confronti della bella, Bella Davis. Scusate il gioco di parole, dal narratore italiano è tutto. Ciao a tutti.